questo cammino verso la Pentecoste. Siamo giunti all'ultima catechesi, una catechesi che non vuole riassumere, ma vuole semplicemente far compiere un altro passo. Il verbo su cui oggi rifletteremo è un verbo pregnante, sia a livello umano e soprattutto a livello religioso, quindi spirituale e soprattutto evangelico. È il verbo scegliere. Scegliere è una delle attività squisitamente umane. L'uomo, infatti, in quanto intelligenza, in quanto coscienza, in quanto libertà, in quanto responsabilità, si esprime e si realizza con la scelta o con la decisione. Decisione altamente umana è la decisione libera, consapevole e responsabile. Abbiamo introdotto questa catechesi con l'ascolto di una pagina importante del Vangelo di Giovanni, l'incontro di Gesù risorto con Simon Pietro, un incontro che spinge ad una decisione, un incontro che esige una scelta. E comprendiamo bene dalle parole che Gesù rivolge a Pietro, che sono delle domande che provocano la sua coscienza, che provocano la sua libertà, che provocano la sua responsabilità, che in fondo, nella logica del Vangelo, scegliere significa amare. Sceglie bene chi sceglie per amore, sceglie bene chi sceglie con amore, sceglie bene chi sceglie nell'amore. Non ci può essere una scelta evangelica senza l'amore. E infatti Gesù provoca Simon Pietro proprio sull'orizzonte dell'amore. Gli chiede per ben 3 volte di mostrargli questa decisione d'amore. Per le prime 2 volte Gesù si rivolge a Pietro usando il verbo greco amare, ma Pietro per tutte e 2 le volte risponde usando il verbo greco voler bene. C'è una differenza profonda tra l'amare e il voler bene, ma Gesù non si ferma rispetto a questa difficoltà di Simon Pietro. La terza, definitiva, ultima domanda, che diventa anche chiamata a crescere nell'amore, è un invito chiaro rivolto a Pietro: ma mi vuoi bene? E Simon Pietro risponde: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. L'avventura di Pietro dietro a Gesù, secondo l'evangelista Giovanni, nasce proprio anche da una decisione di seguire Gesù, di seguirlo da vicino. Ma Gesù, incontrando e sentendosi seguito dai primi discepoli, li provoca ad un'ulteriore decisione. Infatti, l'evangelista Giovanni, al capitolo 1, nei versetti 35-40, ci racconta l'esperienza dell'incontro, su indicazione del Battista, dei primi discepoli con Gesù. Il Battista indica Gesù ai discepoli dicendo: ecco l'agnello di Dio. Ed essi lo seguono. Gesù si volge indietro e dice: chi cercate? Chi cercate? È una domanda che provoca una risposta che entra nel cuore di questi 2 discepoli e quindi tocca la consapevolezza che loro hanno di quello che stanno facendo, tocca la loro libertà e quindi provoca
la loro responsabilità in ordine ad una decisione. Chi cercate? Maestro, dove abiti? E Gesù, al versetto 39, dice loro: venite e vedrete. E poi continua l'Evangelista Giovanni: andarono dunque e videro dove abitava Gesù, e quel giorno si fermarono presso di lui. Viene descritta la decisione di questi due discepoli, che nasce da un invito a vivere un'esperienza e quindi a riflettere su questa esperienza. Ma un altro passo del Vangelo di Giovanni che voglio affidare alla vostra riflessione, alla vostra preghiera, è nel capitolo 6, versetti 60-67. Soprattutto nel versetto 67 ci viene detto che Gesù disse ai dodici, dopo aver parlato di sé come il pane vivo disceso dal cielo, Gesù dice: volete forse andarvene anche voi? E Pietro prende la parola e risponde: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Anche qui troviamo una provocazione che Gesù fa ai suoi discepoli. Non si può seguire Gesù senza che la nostra interiorità, che è la nostra coscienza, si apra nella responsabilità e nella libertà ad accogliere Gesù. Non si può essere cristiani per tradizione soltanto. Si è cristiani essenzialmente per scelta. La vita cristiana sboccia e fiorisce attraverso una decisione per Cristo, una decisione per il Vangelo. Tanto è vero che noi possiamo descrivere, alla luce di questi tre brani, ma andremo anche in qualche altro brano dei Vangeli, come una decisione di vita per il Signore nella Chiesa gioiosa e appagante. Questa è la fede. È un dono del Signore, ma è un frutto della nostra decisione morale. Un filosofo, un teologo gesuita parlava di tre livelli fondamentali della conoscenza umana: l'esperienza, l'intelligenza e il giudizio, e poi un quarto livello che portava alla decisione. Non ci può essere scelta umana che salti questi tre momenti. E quindi non ci può essere una scelta di fede, una scelta di appartenenza alla Chiesa, una scelta cristiana. Io dicevo ogni volta che celebravo le cresime nel primo anno che bisognava fare una decisione che ci portasse ad una scelta convinta, contenta e coerente, perché il vero cristiano ha queste tre dimensioni, potremmo metterci anche una quarta, il coraggio, ma fondamentalmente in radice il cristiano è una persona convinta della propria fede, contenta della propria fede e desideroso di essere coerente rispetto alla propria fede. Ma la contentezza, la convinzione e la coerenza nascono da una decisione di vita, da una decisione che viene fatta nel profondo del proprio cuore, nel profondo della propria coscienza, che coinvolge l'intelligenza, che coinvolge l'affettività, che coinvolge la volontà. Se non c'è questo coinvolgimento intero della persona, ecco, noi costruiamo, come dice Gesù, la nostra esperienza di fede sulle sabbie.
sulle sabbie dell'emotività, sulle sabbie delle situazioni momentanee, sulle sabbie dei sentimenti. E quindi è una scelta che prima o poi è destinata a sgretolarsi. Pensiamo all'esperienza di Paolo. Paolo raccoglie tutti e sei i verbi che noi abbiamo percorso in questo itinerario che dalla Pasqua, in questo tempo di Covid, ci sta conducendo alla Pentecoste. Sulla via di Damasco, Paolo vive o inizia a vivere tutti e sei questi verbi. Risorge a vita nuova, inizia un cammino nuovo con Gesù, cerca attraverso l'aiuto di Anania di comprendere bene il senso profondo della propria esistenza, della propria vita e anche della sua appartenenza al giudaismo. Nella preghiera coglie il valore forte di quell'incontro, quindi si mette in attesa del dono del Signore e quindi sceglie e decide di darsi per amore, con amore e nell'amore al Signore. Ecco perché ho voluto introdurre questa catechesi con il Vangelo della domanda d'amore di Gesù a Simon Pietro. È importante cogliere questa dimensione della nostra decisione di fede, e cioè noi scegliamo Cristo e lo scegliamo per amore, con amore e nell'amore. Ma questa è l'esperienza che hanno fatto tutti coloro che hanno incontrato Gesù, dai discepoli sul lago di Galilea, quando Gesù li chiama e ci dice l'Evangelista Marco che lasciate le reti, lo seguirono. Lasciate le reti, lo seguirono. Cosa significa lasciare le reti? Non è un gesto materiale. Lasciarono di fare qualcosa di banale e seguirono, si misero a passeggiare con Gesù. Lasciare le reti e seguire sono due atteggiamenti che presuppongono una decisione. Lasciare le reti significa lasciare il lavoro. Lasciare le reti significa lasciare una scelta di vita senza Cristo. Lasciare le reti significa cambiare il modo di leggere la propria vita. Lasciare le reti significa immettersi in un sentiero di rivoluzione copernicana. Lasciarono le reti e lo seguirono, non per farsi una passeggiata lungo il corso del paese, ma lo seguirono per mettersi alla sua scuola, lo seguirono per imparare da lui, lo seguirono per assimilare il suo stile, lo seguirono per cambiare vita. Ma una persona può lasciare le reti della propria vita senza una decisione profonda, una decisione che coinvolge la sua libertà, la sua responsabilità, la sua consapevolezza? Oggi purtroppo l'appartenenza alla Chiesa avviene in modo che questi passaggi, non dico vengono saltati, ma non vengono evidenziati, non vengono curati. Non si ha quell'attenzione a costruire, come dice Gesù, sulla roccia. Ed ecco che la vita cristiana non solo si sgretola, ma perde splendore, perde sapore, perde bellezza, perde fascino, non dice nulla a me e non mi fa dire nulla agli altri. La fede esige responsabilità. La fede è un continuo appello alla responsabilità. Pensiamo all'incontro di Gesù con Zaccheo. È un incontro anche lì che trasforma, che cambia,
che fa rinascere questa persona. Ma chi era questa persona? Era una persona che si giocava su tutt'altro rispetto ai comandamenti, rispetto a Dio, rispetto all'appartenenza al giudaismo. Zaccheo, piccolo di statura, ma noto e grande per essere un pubblicano che sapeva come muoversi per arricchirsi a danno degli altri. Era una persona che aveva dei criteri, che aveva delle regole, aveva un modo di leggere la vita tutto suo, tipico del pubblicano. La curiosità diventa come una piccola crepa in questa costruzione ben solida della sua vita. L'Evangelista Luca ci dice che Zaccheo, col desiderio di vedere Gesù, sale su un sicomoro. Ma quel desiderio, forse anche di curiosità banale, diventa per Gesù occasione per mostrare a Zaccheo che in realtà lui quel momento stava passando per quella strada per incontrarlo. Ma l'incontro che fa Gesù con Zaccheo è un incontro che provoca la coscienza di Zaccheo. E cosa Gesù mostra a Zaccheo perché la sua coscienza si risvegli? Perché la sua coscienza passi attraverso quei livelli che sono la consapevolezza, che sono la libertà, che sono la responsabilità. Gli fa vedere l'amore che aveva per lui. Gesù non ha mezza parola di rimprovero rispetto a Zaccheo. Gesù si invita nella sua casa, e questo non è da poco. Un maestro, un rabbì, che chiede di entrare nella casa di un peccatore non privato, ma pubblico. Oggi devo venire a casa tua. Zaccheo comprende che quel volto, quegli occhi, quel cuore, quella persona non sono contro di lui. Gesù non va con un dito puntato a rinfacciargli la trasgressione dei comandamenti. Gesù non va con una voce dura a rimproverarlo per le angherie che ha fatto subire ai poveri. Gesù gli mostra il volto misericordioso di Dio. Ed ecco che anche per Zaccheo la domanda vera che Dio ci pone è: mi ami tu? Ma mi ami tu significa: ti accorgi che io ti amo? Ti stai accorgendo del mio amore misericordioso? In fondo, quell'invito che Gesù fa ai due discepoli, venite e vedrete, è: sperimentate l'amore. Allora capiamo che l'esperienza di fede, e come dicevo prima, segue anche quel ritmo ternario che poi diventa anche con un quarto elemento, quello della decisione, che è quello sintetico, esperienza, intelligenza e giudizio, che è dietro ogni nostra forma di conoscenza. Se noi vediamo il fumo che esce da un tetto, noi dobbiamo prima vedere che cos'è, poi capire se è un camino o non è un camino, quindi diamo un giudizio. È un incendio, allora nasce la decisione, chiamiamo i pompieri. Questo è presente in tutto il nostro itinerario di conoscenza, quindi anche nell'itinerario di conoscenza della fede, che è un dono, ma che esige anche una nostra libera e consapevole risposta. È una provocazione all'amore che ci viene dall'amore di Dio.
Dicevo che è importante cogliere questo aspetto. Dietro ogni domanda di Gesù c'è sempre una manifestazione d'amore. E ogni risposta data a Gesù o non data a Gesù è una risposta d'amore. Allora, una esperienza di fede che non poggi su questi elementi è un'esperienza fragile, è un'esperienza debole, è un'esperienza inconsistente. E un saggio di questo incontro che non porta alla conoscenza, nel senso di esperienza dell'amore di Gesù, lo troviamo in quell'episodio che viene chiamato del giovane ricco. Questo giovane che incontra Gesù, lo incontra in una posizione migliore di Zaccheo, lo incontra in una posizione migliore dello stesso Matteo, lo incontra con il desiderio di voler essere migliore, lo incontra con il desiderio anche, tra virgolette, di perfezione. Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù, dopo una domanda intermedia, ecco che lo provoca. E gli dice: va, se vuoi essere veramente perfetto, vendi quello che hai, lasciate le reti, lo seguirono, poi vieni e segui. L'evangelista Marco annota che se ne andò via triste. Ma perché se ne andò via triste? Sicuramente perché aveva molte ricchezze e quindi il taglio era difficile e duro, ma non c'è taglio che tenga se lui per un attimo avesse incrociato gli occhi di Gesù. Lui non si è lasciato raggiungere da quello sguardo d'amore. Lui non si è lasciato raggiungere da quello sguardo di misericordia che ha raggiunto Zaccheo, che ha raggiunto Matteo, che ha raggiunto i discepoli, che ha rimesso in piedi l'adultera. Vi ricordate quel brano del Vangelo di Giovanni, quando tutti erano pronti a lapidare quella donna? E Gesù, in realtà, li smaschera, ma soprattutto libera quella donna, perché non la guarda con gli occhi della condanna, con gli occhi della concupiscenza, con gli occhi della falsità, con gli occhi dell'ipocrisia, con gli occhi della cattiveria. Li guarda da Dio. La guarda da Dio con occhi di misericordia. Perché questi sono gli occhi di Dio. Sono occhi di misericordia. Perché questo è Dio. Misericordia. Ecco perché scegliere è importante come verbo che dice la nostra dignità umana. Se l'uomo è tale, secondo una certa antropologia, perché è intelligente, se l'uomo è tale perché è un'anima, secondo un'altra antropologia, noi possiamo dire che un uomo è tale perché è capace di decisioni libere e responsabili. E proprio perché è intelligente, proprio perché è un'anima, è chiamato a fare decisioni libere e responsabili. E questo meccanismo non si può bloccare o bypassare in ordine alla fede o alla scelta di fede. Anzi, proprio la fede esige che quella scelta sia autenticamente umana, e da quella scelta tutte le altre che da essa ne derivano, come ad esempio la vita matrimoniale,
come ad esempio la vita sacerdotale, come ad esempio la vita religiosa, la vita missionaria, la vita contemplativa. Guai se costruisco un piano su un primo piano che è costruito senza fondamenta. Tutto sprofonderà, e Gesù lo dice con chiarezza, verrà il vento, verrà la pioggia, verrà il terremoto e quella casa crollerà. Invece l'esistenza cristiana costruita sulla roccia è solida, sulla roccia di una scelta libera, consapevole e responsabile. Ma questa dimensione, come ho cercato di farvi vedere, attraversa la vita di Pietro, che ha avuto momenti che sono stati turbamenti, momenti che sono diventati anche tradimenti, ma momenti che non hanno avuto la forza di anestetizzare la coscienza di Pietro. Perché è lì che dobbiamo stare anche attenti, perché perdiamo la capacità di scegliere quando anestetizziamo la nostra coscienza. Noi non siamo liberi di fare il bene o il male, noi siamo liberi per fare il bene. Questa è la natura fondamentale della libertà umana. E liberi di fare il bene significa liberi di amare o liberi per amare. La Gaudium et Spes, questo bellissimo documento del Concilio Vaticano II, al numero 21, dice che Dio parla all'uomo nell'intimo più profondo dell'uomo, che è la coscienza. E che cosa dice Dio ad ogni uomo nell'intimo della propria coscienza? Ama, fa il bene e fuggi il male. E quindi vediamo come la grammatica di Dio in fondo è molto semplice, è molto chiara ed è molto bella e liberante. Ed è una grammatica che ci invita all'amore. Sant'Agostino lo ripete: ama e fa ciò che vuoi. Ma non significa ama e fai il contrario di quello che è l'amore. Se tu ami veramente, farai sempre il bene, cercherai sempre il bene, vivrai sempre da risorto, troverai nella preghiera la luce, potrai sempre individuare percorsi anche di attesa, perché abbiamo detto, ricordando Don Tonino Bello, che l'infinito presente del verbo attendere e amare. E vedete come in fondo la verità che Dio è amore, che troviamo soprattutto nell'Evangelista Giovanni e nell'autore della prima lettera di San Giovanni Apostolo, ritorna continuamente. Paolo lo attribuisce sicuramente al Padre, sicuramente al Figlio, ma lo attribuisce in modo particolare allo Spirito Santo. E dice che Dio ha riversato in noi l'amore, riversando dentro di noi il dono dello Spirito. Ecco perché camminare verso Pentecoste è ritrovare le radici della nostra fede, è rimetterci nell'atteggiamento di questi personaggi che io vi ho enumerato, metterci come Paolo sulla via di Damasco, metterci come Zaccheo sul sicomoro, metterci come quella donna in condizione di poter incontrare gli occhi di Gesù e non invece come il povero giovane ricco con gli occhi chini, privandosi di quello sguardo che guarisce, che libera, che rinnova, che fa risorgere. Mettersi cioè nell'atteggiamento di Pietro, che pur avendo lambito il tradimento, l'inconsistenza, è riuscito a dire: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. E quindi a recuperare quelle parole che aveva detto a Gesù
quando Gesù, provocando la loro decisione, la sua decisione, dice: volete andarvene anche voi? Ma questo in fondo è ciò che Gesù, attraverso gli itinerari formativi della Chiesa, che a volte possono apparire anche troppo rigidi, troppo pesanti, ci rimbalza: volete andarvene anche voi? Ma Gesù lo dice non perché vuole cacciarci, vuole allontanarci da lui. È assurdo quel Gesù che dice: vieni e seguimi. Quelle parole che Pietro sentì all'inizio della sua avventura con Gesù l'abbiamo ascoltato in questo brano della consegna del primato, vengono dette nuovamente, ma vengono esplicitate anche tutte le condizioni di questo seguire il Signore, che prevede anche il momento del dare la vita. Allora, scegliere per il cristiano è amare. Amare è sempre donarsi. Donarsi a Lui, visto, conosciuto, sperimentato, capito, incontrato come il Signore della vita e della storia. Allora concludo questa catechesi con delle parole che Papa Francesco ha usato di recente, invocando lo Spirito Santo, ma anche invitandovi, a partire da mercoledì prossimo, ad un altro piccolo itinerario, proprio perché nelle nostre comunità parrocchiali ancora non possiamo riprendere la formazione ordinaria così come eravamo solitamente abituati, un piccolo ciclo di catechesi sulla riscoperta del battesimo, che in fondo è legato a questo discorso che abbiamo fatto insieme in questo tempo di Pasqua con i sei verbi verso la Pentecoste, con sei passi significativi. Perché riscoprire il battesimo? Perché come diocesi, volendo proseguire nel progetto pastorale diocesano che è stato riassunto in quella frase di San Paolo, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, scopriamo qual è il fondamento di questo essere un solo corpo in Cristo. E questo è il sacramento del battesimo. Un sacramento del battesimo che non dobbiamo guardare in un'ottica puramente di tradizione, ma in un'ottica di scelta, facendolo diventare opzione fondamentale del battezzato, che riscopre il dono del proprio battesimo ricevuto nell'infanzia, e della famiglia, dei genitori che scelgono il battesimo per il proprio figlio. Questo è il modo con cui noi come diocesi concretamente ci impegneremo a vivere questo itinerario pasquale nel concreto di una scelta pastorale che poi, a Dio piacendo, quando supereremo anche questa fase 2 dell'emergenza sanitaria per la pandemia, potremo vivere in maniera ordinata. Noi quest'anno, se non ci fosse stata la pandemia, ci saremmo trovati alla vigilia del convegno pastorale diocesano che aveva proprio a tema questo discorso della riscoperta del battesimo. Vi invito ad andare sul sito della diocesi, dove potrete trovare già una pista di quelle che saranno le catechesi di questo mese di giugno. Quindi io sospenderò da lunedì la messa via streaming, però avremo, oltre alla catechesi ogni mercoledì alle ore 17, avremo la sera del venerdì alle ore 22, proprio perché il mese di giugno, con il Corpus Domini e con la solennità del Sacro Cuore, diventa un mese significativamente bello a livello vocazionale, faremo un'adorazione eucaristica per le vocazioni. E quindi invito tutti, ma in modo particolare
coloro che hanno sentito parlare e che hanno avuto in parrocchia l'incarico di essere animatori vocazionali, attraverso anche l'opportunità del monastero invisibile, di pregare e far pregare per le vocazioni. Concludo con questa preghiera di Papa Francesco allo Spirito Santo, augurandovi buona Pentecoste. Spirito Santo, armonia di Dio, tu che trasformi la paura in fiducia e la chiusura in dono, vieni in noi. Dacci la gioia della risurrezione, la perenne giovinezza del cuore. Spirito Santo, armonia nostra, tu che fai di noi un corpo solo, infondi la tua pace nella Chiesa e nel mondo. Spirito Santo, rendici artigiani di concordia, seminatori di bene, apostoli di speranza. Amen. Buona serata a tutti.